Bentornate e bentornati a tutti, carissime amiche e amici appassionati di Ken il guerriero, dell'anime Okuta no Ken, benvenuti a questo mio ennesimo video. Oggi parleremo dei combattimenti, dei duelli, degli scontri e delle tecniche all'interno del 56esimo episodio della serie, intitolato nella versione italiana Un uomo solo. Veniamo senza preamboli al titolo giapponese. Rei contro Yuda. I bellissimi combattenti. Non servono lacrime lungo il sentiero di un uomo. Utsukushiki kenshi Rei tai Yuda. Otoko no hanamichi ni namida wa iranu. Rivediamo per l'ennesima volta, brevemente, l'epico scontro tra Rei e Raul. Dopo ancora la primissima parte del duello tra Rei e Yuda, con il primo scambio di colpi tra i due. Cioè, veramente è solo Rei che colpisce Yuda, ovvero Nanto Suichoken contro il Nanto Kukakuken. Il Nanto dell'uccello d'acqua e il Nanto della gru rossa. Eravamo rimasti con il villaggio invaso dall'acqua e dal fango. Komako aveva fatto saltare in aria la diga e le acque si erano riversate sulle abitazioni, spazzando via cemento e molti tra gli uomini di Yuda. Rei, ora, praticamente è come un cigno in trappola. Non può più usare le sue gambe, che sono gli arti fondamentali per il suo Nanto Suichoken. Lin, in lontananza, tra grida e lacrime, lo supplica di vincere per Mamiya. Per Yuda, praticamente, adesso è una pacchia. Perché? Perché può colpire Rei in lontananza, rispettando il decreto di Conte, che ordina di stare a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro. E quindi inizia a martoriare Rei con il suo Nanto Kukakuken Uji, il Densho Repa, cioè la tagliente onda d'urto. Era una tecnica che abbiamo già visto praticamente in anteprima utilizzata da Raul nel primissimo duello contro Ken ed era sicuramente, come ho già detto in un video precedente, una tecnica che Raul aveva appreso a Cassandra. Di cosa si tratta? Si tratta di una potentissima lama di vento che è generata da un rapido movimento delle mani e che raggiunge il bersaglio anche se questa è situata ad una certa distanza. È talmente forte da creare dei solchi perfino sul terreno, in questo caso nel fango. Rei viene colpito tante volte, però da ferite superficiali, assolutamente non mortali. In italiano, purtroppo, questo colpo non viene né menzionato né tradotto. Mettono solamente il fermo immagine con la scritta giapponese, ma la voce narrante non dice nulla. Nel frattempo Kenshiro elimina Komak o Komaku e ripristina la diga. Cosa succede? Lo scontro tra Komaku e Ken avviene in prossimità della diga stessa. Aiuto! Io sono innocente, non ho fatto niente! Come ho già detto, Komaku padroneggia il colpo dell'artiglio felino, il Koshi Byoga Ken. Koshi Byoga Ken! Nell'anime italiano questo colpo viene tradotto con grande colpo del gatto selvaggio. Può andar bene. Grande colpo del gatto selvaggio. È una tecnica specializzata nei combattimenti aerei, praticabile in spazi anche ristretti o alture. È una sorta di copia del Nanto, possiamo dire, perché? Perché rende le dita delle mani affilate quasi come artigli. Con queste dita si può tranquillamente lacerare la carne del nemico. Infatti, Komaku, in un primo assalto, riesce a graffiare il viso di Ken.
Tuttavia, poco prima, Kenshiro gli aveva premuto due punti di pressione in prossimità del collo. Non viene detto il nome di nessun colpo. Quali sono gli effetti di questo colpo? Komaku perde l'equilibrio. Perciò cammina barcollando lungo la diga, alla fine non riesce più a starci sopra, cade nel vuoto, ma non fa neanche in tempo a toccare terra, che salta in aria, sotto lo sguardo atterrito di due suoi uomini. Quindi Kenora blocca finalmente la diga, strappa un enorme pezzo di roccia dalla parete facendo così uccide anche i due uomini di Yuda che erano di guardia. Piazza questa enorme roccia davanti alla diga e tappa così la falla. L'acqua cessa di scendere. Nel frattempo, Yuda sta continuando a martellare di colpi il povero Rei, che ormai è diventato una maschera di sangue. Yuda si appresta a dargli il colpo di grazia. È stanco forse anche lui di giocare, pensa sia giunta la fine del duello. Vuole utilizzare il suo Nanto Kukakuken Uji, il Kesho-shi, che si può tradurre così: segreto della tecnica della gru rossa di Nanto, il becco truccato di sangue. Si tratta del classico colpo di grazia utilizzato da Yuda. Tuttavia, il combattente della gru rossa di Nanto non riesce a portarlo a termine. In italiano fanno dire a Yuda Nanto uguale morte. Perché? Perché? Concentrazione. Il colpo della gru rossa di Nanto. Nanto uguale morte. Ma Rei riesce a liberarsi dalla presa del fango. Poggia le mani a terra su quel limo che ormai si è solidificato, si dà la forza con le mani e spicca praticamente il volo. Questa sua tecnica pare quasi uno stormo di cigni che si liberano in volo. Yuda, ancora una volta, resta ammaliato da questa tecnica di Rei. Si tratta del Nanto Sui Choken, Hoji Isshou Akurei, segreto della tecnica dell'uccello d'acqua di Nanto, il volo del bianco splendore. È la tecnica finale del Nanto Sui Choken. Il guerriero di Nanto balza su Yuda con una capriola in volo, abbatte le sue mani tra le sue spalle e le affonda fino al torace, come due lame taglienti. Yuda resta ancora una volta paralizzato di fronte alla stupenda e perfetta esecuzione di Rei e subisce in pieno il colpo senza alcuna reazione. Colpo micidiale in italiano. Ancora una volta. Perché? 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 Uccello d'acqua di Nanto, colpo micidiale! Solamente in questo istante Yuda si accorge di essere stato trafitto e negli ultimi istanti della sua vita Yuda confessa a Rei di averlo sempre ammirato, di averlo sempre considerato più forte di lui e perfino più bello. Yuda precisa di essere ancor più contento di poter morire tra le sue braccia. Afferma lui stesso che la stella del tradimento è stata domata dalla stella della giustizia. I soldati di Yuda, vedendo il loro capo morente, fuggono via. Yuda muore.
Yoda. E ora è aggiunto anche l'ultimo termine della vita di Rey. Rey si avvicina a Mamma Mia, ma inizia a perdere copiosamente sangue da una tempia. Mamma Mia. Rey! Rey le dice addio e le consiglia di vivere la sua vita, quel tempo che la Stella della Morte ancora le concederà, come una vera donna, finché anche il suo destino non si compirà. Rey le intima, quasi con una dolce violenza, di non venirle vicino perché non vuole che Mamma Mia assista alla sua terribile fine, a come il suo corpo, subendo gli effetti dell'occulto di Raul, si sfalderà completamente. Rey, salutata per sempre Mamma Mia, si allontana da tutti per morire da sola. Mentre se ne sta andando, gli salta via anche una spalliera. Ed è come che stesse perdendo delle piume. Rey entra in casa, Mamma Mia raccoglie la sua spalliera e la tiene come fosse una reliquia. Rey. Tra le lacrime di tutti, di Bart, di Lynn, Rey entra in casa, si chiude la porta alle spalle e così ci lascia il più grande guerriero nato della serie. Carissime e carissimi, siamo giunti alla fine anche di questo video. Diamo l'addio a Rey. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale e guardate l'intera playlist dedicata alle tecniche, ai combattimenti, ai duelli, agli scontri dell'anime che nel guerriero. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ringrazio ancora una volta gli autori del blog 1990x okutonoken.wordpress.com. Lascio il link in descrizione. Ebbene, se date uno sguardo a questo blog, vedrete che è assai completo per tutto quello che riguarda il mondo di Okutonoken. Vi ringrazio ancora, ciao e a presto.